Fatemi segno quando è pronto. Già ok? Bene. Allora, diamo inizio a questo ultimo panel della mattinata del nostro meeting per la pace e della cura, con una sessione molto, direi, interessante legata proprio al concetto della cura, perché ci riporta ad affrontare il problema dei vaccini, dei vari vaccini che stanno cercando di produrre, ma legato al vaccino c'è un problema anche della cura, perché in attesa del vaccino già da febbraio ci siamo dovuti confrontare con il problema di tantissimi contagiati dal Covid. Per cui, a seguito della campagna e delle varie iniziative lanciate dal professor Petrella, già prima qualcuno mi chiedeva: ma Riccardo, non è quello dell'acqua? Gli ho detto sì, è il professor Petrella che già anni fa diede inizio a tutto l'impegno in Italia a livello mondiale, che ha portato a dei risultati molto significativi. Pensate solo ai referendum del 2011 in Italia sulla gestione dell'acqua, i quattro famosi referendum che hanno ottenuto dei risultati eccezionali, purtroppo molto, quasi del tutto inapplicati ancora. Come dicevo nel precedente incontro, molto spesso produciamo azioni politiche significative che mancano poi dell'attuazione e della continuità. Riccardo poi ha lanciato, assieme ad associazioni, amici in tanti paesi del mondo, altri momenti di grande impatto: la campagna Banning Poverty, per mettere al bando la povertà, le campagne poi per dell'Agorà, degli abitanti della terra. Prima alla RAI sottolineavo come anche questa iniziativa dei vaccini sia una continuità di queste riflessioni e di questo impegno politico e sociale di costruire, come ci invitavano prima padre Filippo e padre Massimo, un mondo nuovo. La questione del vaccino, dei vaccini e delle cure sicuramente ci riporta all'attualità di questi mesi, ma è legata anche a tante problematiche sui brevetti di vario genere, che a livello mondiale spesso condizionano tanti aspetti della nostra vita. Ritornando alle ultime settimane, c'è stata un'iniziativa proprio nell'ambito di questa campagna che ha portato a inviare al segretario generale delle Nazioni Unite e al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si sono riunite a settembre, una lettera firmata da 176 realtà di 33 paesi, che ha avuto una risposta, direi, molto interessante da parte dello stesso presidente Gutierrez. Ma non voglio entrare io sulla tematica, quanto piuttosto introdurre Riccardo, che è in collegamento con noi da Bruxelles, purtroppo anche lui segregato dal virus della pandemia da tanto tempo e cerca di resistere, come tanti amici che oggi non possono essere qui con noi, e dare la parola a lui per introdurre questa iniziativa, le motivazioni di questa iniziativa collocata nel contesto più ampio in cui si sviluppa. E assieme a Riccardo do il benvenuto anche a Jacopo, Alessia e Marianna, che sono tre dei giovani che in questa settimana, come Caterina prima,
sono impegnati in questo percorso del Meeting for Peace to Care. Jacopo, Alessia e Marianna interverranno successivamente a porre delle domande a Riccardo per cercare di sviluppare e approfondire meglio alcuni aspetti del suo intervento. Riccardo, benvenuto, a te la parola. Sì, buongiorno anche a voi, però non vi vedo. Mi domando perché ancora non sono in contatto con voi. Voi mi vedete? Mi vedete? Noi ti vediamo benissimo e ti sentiamo anche abbastanza bene rispetto a questa mattina. Chiedo alla regia se si può fare qualcosa per il suo video, non sanno il perché. Qui da noi è tutto regolare. Va bene, allora mi dispiace di non vedervi, ma ci sentiamo. Grazie Riccardo. Allora, io voi e te in particolare, Flavio, di darmi questa opportunità di fare questo cammino insieme. In fondo mi sento benissimo a casa stamattina, anche perché uno dei punti principali alla base anche concettuale e politica dell'iniziativa di questa campagna per una politica mondiale della salute pubblica senza brevetti e al di fuori del mercato, una delle idee di partenza è agire con audacia, non solo pensare con audacia, ma agire, perché oggi abbiamo bisogno effettivamente di grande audacia. E poi, come mostra anche l'ultima enciclica di Papa Francesco, l'audacia è la forma più avanzata di saggezza. E invece il comportamento moderato, la paura di proporre cose che possono cambiare, non è forma di saggezza. La paura invece è bloccante, non permette di avere una capacità di analisi lucida, cristallina, oppure di avere entusiasmo, oppure di avere capacità di sognare. E termino per dire, perché sono in comodità stamani con voi in questa casa comune, perché 8-10 anni fa avevo scritto un libro che è circolato in Italia, che si chiama Il diritto di sognare, per cui insieme agli amici congoniani mi sento a dire che siamo in allegria nella casa comune. La casa comune per il momento invece, a causa di fattori molto importanti, non è una casa comune, ed è per questo che dobbiamo agire con audacia per cercare di trasformare la casa attuale, che va in rovina e dove i piani superiori ci sono quelli che comandano. Scusa Riccardo, se puoi stare fermo perché l'audio, se ti muovi, è veramente pessimo. Ti ringrazio, ma starò fermo, anche perché sappiamo bene che gli italiani parlano con le mani, no? Non parlano con la bocca, per cui sarà un sacrificio per me stare fermo. Allora, veniamo al dunque. L'idea è di dire, oggi tutti quanti diciamo i problemi sono mondiali. Tutti quanti diciamo, forse tutti, diciamo le soluzioni devono essere mondiali. E poi non si fa mica tanto a livello mondiale. Quelli che hanno il potere non fanno tanto a livello mondiale, cioè non fanno tanto a livello nell'interesse della popolazione mondiale. Hanno moltissimo a livello mondiale, ma nel senso positivo. Ecco allora che il problema dipende non tanto proclamare di nuovo che dobbiamo cambiare il mondo, che dobbiamo trasformare la situazione attuale, ma tentare prima di capire quali sono i fattori che sono ostacolo alla nostra volontà e desiderio di tutti
di fare un mondo migliore. Io vi propongo di pensare a quattro fattori strutturali che sono dei veri ostacoli alla concretizzazione di tutti i nostri ideali, perché penso che la gente, la maggioranza degli 8 miliardi di gente, è favorevole a questi ideali. Non credo che 8 miliardi di gente vogliono guerra. Non credo che 8 miliardi di gente desiderano che ci sia miliardi di gente impoverita. Allora, il primo fattore ostacolo è il principio della sovranità nazionale. Perché il principio della sovranità nazionale degli stati attuali diventa un ostacolo? Perché identifica sovranità, e quindi il diritto dei popoli di essere autonomi, liberi, con la sicurezza nazionale. E la sicurezza nazionale, la sicurezza alimentare, la sicurezza idrica, la sicurezza economica, la sicurezza energetica, diventa uno strumento potente in mano ai gruppi sociali oligarchici a livello nazionale, che hanno oggi il potere in nome del popolo, della sovranità nazionale, diventa uno strumento di bloccaggio. Il nazionalismo detto vaccinale, l'attuale affermazione degli stati che dicono la nostra responsabilità principale è di far sì che i vaccini di domani siano soprattutto dati per il nostro popolo, per la cura degli italiani, per la cura dei russi, per la cura dei cinesi. È sempre naturale, no? Perché un governo nazionale può dire formalmente l'interesse, la vita degli italiani è secondaria. E quindi questo concetto di sicurezza nazionale, che è giustificata politicamente dal diritto dei popoli di essere sovrani, si trasforma in realtà in mano ai gruppi sociali dominati, che hanno solo l'interesse di difendere il loro potere, come legittimazione della sicurezza nazionale. Il secondo fattore è quello della finanza. Cioè dire, la finanza oggi è mondiale, per cui il potere dominante mondiale già dà la risposta di dire: ma io do le risposte mondiali ai problemi mondiali. Sono i mercati dei capitali che devono circolare liberamente a livello mondiale, che devono decidere dove i capitali vanno ad essere investiti, in quali settori, primo nel militare per esempio, secondo nell'informatica, cioè dire quei settori dove si guadagna di più in quanto detentore di capitale. E questa finanza è predatrice. La finanza attuale non è utilizzata per gli 8 miliardi di gente. È impensabile oggi il sistema finanziario di riutilizzo del capitale mondiale per l'interesse della gente. Ma no. La finanza mira a aumentare la finanza. Cioè la capacità dei detentori di capitali di avere più capitale. Ed ecco perché negli ultimi mesi il numero di miliardari nel mondo è aumentato ancora di 289 persone, mentre il numero dei poveri è ancora aumentato di più. Perché il nostro sistema è predatore, perché produce ricchezza per produrre più poveri. E più si produce ricchezza, più poveri impoveriti ci sono. Questo è un ostacolo terribile, che se poi si mette insieme con il primo, potete immaginare quali sono le conseguenze. Il terzo fattore è la privatizzazione dei beni e dei servizi essenziali per la vita, come l'acqua, la salute, la conoscenza, l'educazione, i trasporti,
malattie, eccetera. Poc'anzi tu facevi riferimento all'acqua. Beh, l'acqua l'abbiamo privatizzata a livello mondiale, dappertutto. Le nostre battaglie da 25 anni per l'acqua bene comune, l'acqua res pubblica, l'acqua bene pubblico, la protezione dell'acqua, la salvaguardia dell'acqua per tutti, eccetera. Beh, oggi abbiamo un risultato dove ci sono 2 miliardi di più di gente che non sanno cos'è un'acqua buona per bere, 4 miliardi e più di gente che non hanno servizi sanitari, quindi l'acqua. E se voi pensate, oggi si dice che per proteggersi contro la pandemia bisogna lavarsi le mani, ma il concetto di lavarsi le mani oggi diventa una... perché non è vero che tutti miliardi di gente possono lavarsi le mani. L'abbiamo privatizzata. I nostri dirigenti, non il diavolo, non il cielo che manda le nuvole e la pioggia, la privatizzazione dell'acqua sono i nostri dirigenti economici, sociali, politici, tecnoscientifici, hanno spiegato male, a torto, che l'acqua è una merce come tutti gli altri, un prodotto industriale e che valore economico. Questo terzo fattore, perché poi tocca tutto, chi ha privatizzato la sanità, gli ospedali, le cliniche, è chi? Beh, il nostro dirigente. A nome della competitività, della sicurezza economica dei nostri paesi, a nome della sovranità economica delle nostre imprese. E questo terzo fattore, in cui non ci sono più finalmente in realtà beni comuni che sono pubblici, che sono servizi pubblici. Noi per 20 anni, 30 anni abbiamo sentito dire che era necessario, che era importante per la nostra economia, per la nostra crescita, che i beni fossero privatizzati, perché il pubblico non gestisce bene, perché il pubblico è corrotto, perché lo Stato non può fare le cose, bisogna solo le imprese private che devono fare le cose, eccetera, eccetera. Il quarto, e poi termino, e quindi per venire alla proposta. Il quarto ostacolo è grossissimo, è la tecnologia con cui noi tutti siamo affascinati e accettiamo che tutto si dice che tutto dipende dalla tecnologia e dalla scienza. Tutto si dice che bisogna essere moderni, bisogna innovare per essere più produttivi, per essere più efficienti, e che bisogna quindi della tecnologia. Pensate la grande mistificazione in corso sulla 5G. Tutti dobbiamo fare la 5G, perché è il futuro. E poi però si comincia a capire che la 5G è per il futuro dei più potenti. Allora, questi sono gli ostacoli. Ecco che diventa il problema, cosa fare. È un mia facile. Eliminare questi 4 ostacoli è ancora peggiore delle 12 fatiche di Ercole, perché queste cose devono essere fatte poi a livello mondiale. E il dramma che noi abbiamo è che coloro che proseguono invece, e che sono questi gli ostacoli, loro già agiscono a livello mondiale, loro già controllo i meccanismi di decisione. Il vaccino oggi è solo un numero limitato di alcuni grandi gruppi farmaceutici. E che, perché ti interessa il vaccino? La salute della gente. Sarebbe bello, se facessero così. Vogliono il vaccino perché nel nostro sistema abbiamo privatizzato i medicinali, i vaccini, no? Tutti i medicinali, i vaccini devono essere pagati,
perché c'è il diritto del brevetto. Ecco la privatizzazione della salute. Cosa significa il brevetto? Significa che le imprese private hanno il diritto di ottenere un riconoscimento che si chiama brevetto, che loro hanno la proprietà privata a scopo di lucro durante 20 anni sulle conoscenze di una molecola, di una cellula, di una parte di un gene, di una pianta, eccetera, a partire dal quale hanno costruito il vaccino. E che solo loro, il brevetto, questo è il brevetto, dà il potere solo alle imprese di avere la sovranità nell'uso e nella distribuzione dei vaccini. E solo le imprese private possono dire: io do questo vaccino all'uso a condizione che tu mi paghi X, e lo do come voglio, prima negli Stati Uniti o prima in Cina o prima in Africa, che non succede mai prima in Africa, e non si può fare nulla, salvo allora intervenire da autorità, come che si chiama la licenza obbligatoria, dove allora uno Stato ha l'audacia, nell'interesse dei suoi cittadini, di andare contro il sistema dominante, dice: io ti tolgo questo brevetto, ti dà di utilizzare solo te e di avere il potere solo te sul vaccino. Ecco, il brevetto diventa lo strumento di appropriazione privata e di guerra. Ecco perché si parla di guerra dei vaccini. Perché? Perché chi otterrà il brevetto sul vaccino farà miliardi a palate. E quindi la lotta per il vaccino non è per dare una soluzione alla salute della gente, ma è per conquistare i mercati dei profitti a miliardi durante 20 anni. Ed è lì, ecco, che diventa per me centrale e per tanti altri nel mondo la lotta per l'abolizione del brevetto sul vivente come un punto di scardinamento dei quattro fattori. Perché se si elimina il brevetto sul vivente, si elimina la sovranità di soggetti privati, i quali sono autorizzati e legittimati dagli stati, perché gli stati hanno interesse, giustificano che le imprese dei loro paesi abbiano questa sovranità, perché così gli stati possono finanziare e comprare questi brevetti e quindi essere in situazione migliore di garantire la salute ai propri cittadini. Se si elimina il brevetto, si anche elimina per l'appunto la privatizzazione della vita. Se si elimina il brevetto, si modifica completamente il ruolo della tecnologia e della scienza, perché brevettare il vivente significa autorizzare la scienza grande, potente, eccetera, e la tecnologia enorme, potente, sia unicamente messo al servizio della produzione di ricchezza finanziaria. Scusa, ho finito. Lanciamo questa campagna a cui vi invitiamo, se l'amico tecnico Roberto può mettere questa paginetta sul fondo dello schermo che dà il titolo della nostra campagna, poi ora possiamo discutere un pochino, se vi interessa, come si può aderire alla campagna e come si può agire. Chiedo scusa di essere stato non solo lungo ma anche troppo movimentato nel parlare, ma purtroppo ho il difetto di essere d'origine italiana e quindi grazie, grazie Riccardo, lo sai che staremmo delle ore ad ascoltarti, però purtroppo dobbiamo rispettare dei tempi sia per la chiusura della sala che per le programmazioni online, streaming, eccetera. Vorrei però, prima di concludere rapidamente, che i nostri tre giovani
tutti ponessero una delle domande che avevano preparato, cioè una ciascuno delle domande, e avere un tuo breve flash di risposta. Grazie. Vai Jacopo. Buongiorno, senta, volevo parlarne un po' della ricerca medica. Secondo lei, com'è possibile che nonostante si comprenda della virulenza e la pericolosità del virus, in questo caso il Covid, ma come ogni nuovo agente patogeno, non si faccia niente o poco a livello mondiale per, diciamo, incentivare in maniera cooperativa e mondiale la ricerca medica? Scusa, raccogliamole tutte e tre così poi fai una risposta accorpata. Alessia. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. Io volevo porle una domanda, anche se in parte ha già risposto, insomma. Mi chiedevo come fosse possibile che una questione, appunto una tematica così importante che riguarda la salute di tutti, come appunto quella dei vaccini, potesse essere quindi un quesito che non riguardi la vita delle persone, ma l'attenzione viene posta su una questione meramente economica. E quindi questo fatto dei vaccini, che mi sembra sia appunto una questione che riguarda tutti, un bene comune, come quello che diceva lei, da tutelare, sia invece una questione meramente economica e non si ponga l'attenzione sull'umano. Grazie. Marianna, l'ultimo flash. Buongiorno. Io invece volevo chiedere, secondo lei, com'è possibile uscire da questa gara, che può sembrare, almeno a me sembra così, una gara tra stati e anche in un certo senso tra case farmaceutiche, per risolvere questioni come i vaccini, come per esempio quello del Covid, ma ci sono anche tanti altri virus e malattie che richiedono appunto ricerche e cure, e sono alla mercé appunto tra o le gare di stati o le gare fra le case farmaceutiche. Riccardo, sai che in radio nelle interviste si dice 30 secondi per rispondere, io ti do 2 minuti al massimo, vedi di chiudere. Vabbè. Per la ricerca medica non è, è difficile sempre di più avere programmi di cooperazione, anche se ce ne sono, perché effettivamente la medicina stessa è diventata sempre più ad alta tecnicità e ad alta scientificità. E quindi i brevetti sono lo strumento attraverso il quale il settore privato è capace, solo attraverso i brevetti, di assicurarsi il controllo della ricerca medica. Non perché fa la ricerca medica, ma perché così anche ottiene i finanziamenti pubblici per sviluppare la ricerca medica particolare, fondamentale, che il settore privato non fa, ed anche quella ricerca medica applicata che in principio il settore privato pretende di fare. Quindi la ricerca medica è fondamentale per capire i meccanismi attuali. Ecco allora che bandire il brevetto significa aprire la libertà della ricerca medica e quindi liberare anche i laboratori delle università dalla schiavitù del brevettaio. Per quanto riguarda la seconda questione, com'è che effettivamente tutto è diventato economico? Ma è come andare contro? Beh, qui avremo le mani per discutere, perché in fondo non è che siamo noi poveracci che hanno imposto questa visione unicamente economica, sono stati i nostri dirigenti e con anche l'aiuto di una classe vastissima di economisti, di sociologi, di scienziati, hanno accettato l'idea che l'economia, i paradigmi economici, il mercato, la redditività, il rendimento, l'efficacia, la rivalità, l'esclusione, tutti questi concetti di economia, diventassero i concetti di orientamento generale, eliminando così dall'agenda invece il primato dei diritti. Ed ecco la mia risposta alla seconda domanda: come bisogna ribattersi per rimettere i paradigmi dei diritti universali al vertice delle priorità dell'agenda politica. E questo mi porta alla terza
alla terza, al terzo commento, in fondo la questione resta: è possibile cambiare il mondo? Io penso che è difficilissimo cambiare il mondo, però è possibile. Però bisogna, come anche gli amici Pomponiani lo dicevano, bisogna che ci sia una forte mobilitazione dei cittadini. E una forte mobilitazione dei cittadini è attraverso le lotte, è nelle strade, è nelle piazze, davanti ai parlamenti, è tentare di fare pressione in quanto cittadino a non farsi prendere dalle idee dominanti, è rigettare per l'appunto in termini sempre di sogno come alternativa alle proposte di oggi che sembrano solo quelle possibili. Cioè dire, la mobilitazione cittadina deve dire soluzioni ai dominanti non sono possibili perché sono cattive. Bisogna cercare altre soluzioni e quelle sono possibili. In effetti, le soluzioni che mirano all'esaltazione, alla conservazione dei diritti sono le sole cose possibili. Le altre sono delle cose impossibili perché distruggono la vita sul pianeta. Io mi limiterei a questo, ma conto moltissimo sul fatto che il mondo è sempre cambiato perché c'è stata gente, persone, milioni di persone che si sono battute, che hanno perso la vita forse anche per la loro lotta in funzione degli altri. E la lotta degli operai per secoli è quello che ci ha reso oggi in tante situazioni, che ci ha dato i diritti. È solo perché gli operai sono battuti per i diritti di oggi e noi dobbiamo batterci oggi per i diritti di domani. Grazie Riccardo. Con questo chiudiamo questo panel. Qui abbiamo lanceremo ancora nel pomeriggio dei cantieri di lavoro. Domani ci uniremo nella catena e ad Assisi costruiremo il primo pezzo di un tessuto per sottolineare che vogliamo cambiarlo questo mondo, vogliamo dare delle risposte, ci siamo nonostante il Covid e i problemi, e sappiamo che tu sei qui con noi e continuerai ad accompagnarci anche nel prossimo cammino. Grazie Riccardo, grazie a tutti, grazie e buon pranzo. Buona continuazione.